A partire dal 28 maggio, ogni martedì dalle 17 alle 19, in via Tombesi dell'Ova, l'intera comunità universitaria potrà contare su un nuovo spazio di ascolto protetto e di sostegno. Si tratta dello sportello universitario antidiscriminazione, un servizio gratuito che offre colloqui individuali in un ambiente protetto, ascolto telefonico, informazione sui servizi, le figure e gli organismi istituzionali dell'Ateneo, con la possibilità di interazione con la rete dei servizi del territorio e non mancherà supporto psicologico e informativo, anche per quanto riguarda gli aspetti legali. Il servizio che offre questo sportello di ascolto e accoglienza per le vittime di discriminazione in ragione dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale è aperto a ricevere segnalazioni in merito a qualunque forma di discriminazione e testimonia l'impegno dell'Ateneo per contrastare e prevenire tutti i fenomeni di violenza, marginalizzazione e abuso che possono riguardare tutte le componenti della comunità. L'iniziativa di oggi è importantissima perché è uno sportello che non esiste in nessun'altra università, iniziano a esistere alcuni sportelli contro la violenza di genere, invece questo è uno sportello antidiscriminazione rivolto soprattutto alle persone che sono discriminate rispetto al loro orientamento sessuale, anche all'espressione dell'identità di genere, ma non solo. La discriminazione è una forma di violenza, va fatta emergere e l'Università di Bologna, aprendo questi sportelli, vuole affrontare, dire ci sono, esistono, c'è una cultura istituzionale che va trasformata, che va cambiata, apriamoci all'ascolto, denunciamolo e così magari, anche se molto lentamente, proviamo a cambiare una cultura che sarebbe quella che l'università dovrebbe fare. Siamo molto felici, questa idea nasce dal confronto con gli studenti. Nell'ambito del corso che coordino hanno presentato una serie di istanze, abbiamo riflettuto e quindi hanno formulato la richiesta che ci fosse anche attenzione per la popolazione LGBTQIA+ e quindi per le forme di discriminazione che colpiscono queste persone. Da qui questa idea ha trovato subito il sostegno da parte dell'Ateneo, perché c'è stato subito un pronto sostegno, e grazie al Comune di Ravenna che ci ha segnalato le attività del centro antidiscriminazione coordinato dal dottor Ciro Di Maio, siamo riusciti appunto a realizzare questo sportello, che è un'ottima opportunità. Sì, si allarga più che altro il servizio di supporto alle persone che vivono discriminazioni per orientamento sessuale e o identità di genere, in realtà in generale, per persone che subiscono discriminazioni, con un piccolo pezzo nuovo all'interno del campus di Ravenna dell'Università di Bologna, dove riceveremo fisicamente l'utenza che dovesse aver bisogno appartenente alla comunità universitaria, che si tratti di persone che lavorano all'interno del campus universitario o che si tratti di studenti e studentesse. Questo servizio quando sarà attivo e gli orari di apertura? Come sempre, noi consigliamo di accedere attraverso appuntamento, ma noi saremo aperti il martedì dalle 17 alle 19, tutti i martedì, e inizieremo la settimana prossima, quindi dal 28 di maggio. Partendo da quella che è già l'organizzazione, l'impostazione che abbiamo all'interno del Centro Antidiscriminazione LGBT+, si parte da una prima accoglienza in cui si va ad ascoltare l'istanza dell'utenza, si va a capire insieme se può esserci la necessità di un approfondimento in uno degli altri servizi, che possono essere appunto un supporto psicologico, una consulenza legale o addirittura un invio all'interno di qualche contesto di socializzazione, piuttosto in gruppi di parola, gruppi di ascolto.